Sito, diciamo, in questo qua è fatto di un materiale che se tu dentro ci metti il caldo rimane caldo, se tu ci metti il freddo rimane freddo, capito come? Cioè è chiaro che se tu ci già fuori fa caldo, se dentro ci metti pure il caldo sei cretino, la tanto vale, te porti sto mazzarocco e lasci la roba sotto al sole, ma se tu ci vuoi il caldo, perché è fatto di un materiale della scienza, della tecnica in sinergia con la matematica, con la chimica, con la fisica, che si chiama proprio il nome che è poliurgano espanso. Che io quando l'ho comprato, il commesso andava de Brescia, ho capito solo la parola espanso. La prima parola non ho capito, per cui presumo che espanso, che quando l'hanno fabbricato era piccolo così, mano a mano se è espanso, spero che non si espanda ancora di più, perché se no non mi c'entra dietro al motorino. Però, diciamo, questo qua è fatto proprio per l'interno, la cosa di espanso. Questo è un refrigerator, dal latino fritz, questo frigo, diciamo, se così si può dire, questo frigo è proprio la testimonianza dell'uomo che è proiettato verso il futuro, dell'uomo che avanza. E se avanza una cosa, andava a metti al frigo, è chiaro, ecco l'anello che si va a chiudere, diciamo, in questa situazione proprio di scienza tecnica dell'uomo, della sinergia proprio asintomatica della... È chiaro che questo dice, ho capito, ma il caldo sì, ma il freddo come ce lo metti? E qui casca l'asino, casca all'interno la cosa, perché ecco che l'uomo non si è fatto prendere in castagna, perché ha subito portato con la scienza, la tecnica e l'invenzione di questo oggetto qua, al dove all'interno c'è, che si sa che per la legge di Newton, un liquido, quella cosa, i vasi comunicanti, la legge di uno te dà, l'altro te pia, tutta cosa, tu mi dai, cosa si crea, nulla si distrugge, col fatto della, ti ha inventato un liquido che si solidifica. Uno dice l'acqua, se buonasera ha fatto la scoperta dell'acqua. L'acqua si sa che se tu la solidifica, dai, e ci fa l'alga con l'acqua. Invece l'uomo della scienza, della tecnica, ci ha messo dentro un liquido che si chiama cloruro di... Dentro ci ha messo un... che si chiama cloruro di... Qui dentro. È chiaro che questo va messo nel fritz. Sposti i petti di pollo, levi i filetti di platessa e lo poni all'interno. È chiaro che quando si irrigidisce lo tiri fuori, contro ogni regola che abbiamo imparato fino adesso, a dire la verità. Però lo prendi con le mani e lo metti all'interno di questo contenitore. Non gliela fai, perché con la brezza che c'è state fuori si appiccica la mano e non se leva. Quindi o ti cionchi i polsi o ti sguaini la pelle delle mani e lo poni all'interno di questo coso stesso. Perché prima non v'era proprio la scienza, della tecnica e la sinergia, non v'era il contenitore per il ciborio di coso espanso, ma c'era un altro tipo di contenitore che era la teglia di alluminio, quella con gli spigoli arrotondati, quella con la maniglia che si muoveva troppo, che non stava mai ferma, che io dico al fabbricante di queste teglie, che non so nemmeno di che regione è, io dico, caro il mio fabbricante, io capisco che tu fai queste maniglie che sono piccole comunque, ma piccole per una teglia piccola, ma tu non puoi farle piccole per una teglia grossa, perché io dico, come la vado a prendere? Io poi penso che tu l'abbia collaudate magari a freddo. Io però quando le adopero a callo, perché dentro ci metto le testine d'abbacchio con le patate, e non posso andare a bilanciare patate con rosmarino da un'altra parte, se no mi penne e mi casca da una parte e mi casca dall'altra. E quando le vado a prendere dal forno a 300 gradi con quei quanti stupidi cordito solo mobile, voglio vedere a te, caro il mio fabbricante di teglie. Ma faccia una bella maniglia fissa a due ruote, un carrello, mora ammazzato, invece di quei cose, che una volta che io prendo la teglia la metto dietro la macchina con tutte quelle buche che ci stanno, non madonna, ma che è sto rumore, ma che sei, mannaggia la miseria, vedi un po' se è il cruscotto, ma chi, apri il finestrino, senti un po', deve essere lo specchietto, mannaggia la miseria, questa, tocca rifare fascia sta macchina, mannaggia la miseria, tocca rifare la pompa, nonna, vedi un po' se la dentiera, nonna, che ci fai, caro il mio fabbricante.